Vespere Todes, questo è il messo lock dell'ultimo video, ho spotto di vedere il ponte dietro a me, io spero anche audire un poco perché le Natal sono quasi arrivate alla decorazione sulle ponte. E in un momento io vado a mostrarvi l'ecclesia, io vi mostrava le altre vizze, deve trovare un punto che lo è ben visibile. E un breve panorama del Cicate. De facto io devo lamentarmi un poco. Usualmente io non amo criticare le paesi dove io vivo, io trovo questo un poco ingrate. Ma di fatto è una cosa che io trovo molto molto irrazionale della Russia. Questo è in parte la burocrazia, ma io non trovo la burocrazia per sé molto annoiante, sì, lo funziona. Lo che io non posso supportare è quando le processi è totalmente inefficiente, totalmente suboptimale come programmatore, io trovo questo. Allora, che vai a fare? Io devo andare a consegnare i miei documenti pro recipere le pro no, non pro recipere pro facere le richieste di ricevere le permissioni di soggiorno, così che io potrei vivere in Russia legalmente per altri 5 anni. Io ho una permissione temporanea. E tutto funziona abbastanza bene. Ho fatto le collezioni dei documenti necessari e tutte le visite mediche. È un processo molto facile, io direi. In alcune ore sono potuto fare tutto. Sin grande tempo di attesa. Questa parte è molto efficiente, io credo, ma il problema è quando io non ho il documento presto, io devo consegnarlo, il non ha le possibilità di prenotare un tempo quando vado a consegnare il documento, il ha un sistema. Io potrei funzionare, sì, aveva meno persone interessate a fare questa operazione, ma di fatto per ringraziare le manco di possibilità di prenotazione, ho fatto vedere intanto le ponte dell'altre latere, io diceva per ringraziare le manco di prenotazione, le persone tiene una lista su un foglio di carta, di papiro, con le nomine della persona che deve consegnare le documenti, e queste liste sono mantenute per un de nos, un delle persone che deve dare le documenti. E il ha sempre una persona, non le stesse persone, ma un prende turnos che sta anche durante le notte, per mantenere le lista, così che non può arrivare una persona che non è parte della lista e dice io sono le prime.
Io spero che sia un poco comprensibile, tanto il loghi per me che io vos comprende, se vos non comprende. Ma de facto il sistema significa che io non devo vedere a dizer personalmente al persona che tiene le liste che sì, io essa ancora interessata dalle documentos, io devo fare le mesme cose de mattino a 6 ore, altrimenti se tu non va il va deler tu nomine de lista. E sto non essere buon. Il ha le speranze che non è necessario fare questo pro molte dies, io sono quasi sicuro che demande mattino io potrò darmi i documenti, ma il aveva quando io dava le documenti pro le permission temporari di residenza, il seva estate del 2005, io non memoro, ma il aveva moltissime persone d'Ucraina a causa della guerra, e questo faceva sì che le tempore di attesa si va di plure dies, e di fatto anche le servizio lavorava minus, il aveva solamente 2 dies a settimana quando il recepiva le documenti, e ovviamente questo si va totalmente insufficiente pro le quantità delle persone. Questo è quello che io volevo dire, ma io spero molto che questa situazione va a cambiare, che si introduce un sistema più umano per dare le documenti. Intanto io vi lascio con questo arbore di Natale. Ah, questo di fatto non è su un arbore, ma solamente una collezione di palle luminose. Buonanotte, ciao ciao!